Buongiorno, mamma Marco, che vento c'è? Non si può fare il mercatino con sto vento. No, amore, se c'è sto vento ce ne torniamo a casa, eh. Vabbè, comunque, stiamo andando a fare il mercatino. Già siamo partiti male stamattina, buongiorno. Buongiorno. E andiamo a fare colazione a McDonald's perché facciamo fatica a riprenderci stamattina. Sì, ma comunque c'è sto vento allucinante, amore, non va bene, eh. Pronto? Adesso non è che posso farci molto, c'è faccio di Certo, destra, ma che roba? Imbarazzo della scelta c'è qua, eh. Questa non ho capito che gusto è. Forse è la marmellata. Boh, adesso chiedo. Vabbè, io non ho parole. Però abbiamo appena scoperto che pioverà tutto il giorno. Ecco, Marco sbadiglia. Giorno. Giorno. Cioè, io veramente non ho parole, raga. Cosa siamo usciti di casa a fare? Il bello è che noi guardiamo sempre il tempo. Perché non esco di casa se piove. E adesso cosa abbiamo scoperto? Che c'è il temporale, piove tutto il giorno. Siamo due sviglioni. Comunque al prossimo Mukbang ci saranno i saluti ai miei fan. Vediamo Marco, stiamo parlando. il lato positivo delle cose, il lato positivo. Vediamo il lato positivo di oggi, dai, sentiamo. Che probabilmente potremmo stare a casa a fare le cover. O io posso finire di sistemare le ultime cose, o sistemarti l'interruttore, io ce Vabbè, l'ho. intanto abbiamo deciso di prendere. Ma che cosa stiamo facendo a fare il vlog anche? Scriviamo, cosa sarà il vlog delle disgrazie. Disgrazio. Comunque abbiamo preso crema, cioccolato e un latte macchiato. Oh, Eh? certo. Buona colazione a Piace, noi. non Non era questo granché, vero Marco? Io ho lasciato la mia ieri era più metà fresca. ieri. La stessa brioche ieri sarebbe stata più Ah, beh, fresca. certo. Ciao, finiamo di far colazione e poi andiamo a vedere cosa dobbiamo fare stamattina, ma credo proprio che torneremo a casa. Questo vlog sarà molto molto corto. Poi, amore, ho da darti una brutta notizia, perché fai quella faccia? Ho dato la brutta notizia che devo fare accendere il candelino. Allora, la brutta notizia è che è finito non è live, non è la douche. No, ma posso rivedermi le puntate Guarda, vecchie? amore, ti ho registrato un pezzettino che è da vedere insieme anche a loro. Però non so quando lo vediamo, magari a mezzogiorno, vediamo. Magari stasera facciamo un mukbang casalingo io e te e ti faccio vedere il pezzettino. Non sei sconfortato da stacco? Cioè, finalmente la Durso ha deciso di andare in vacanza, amore. Era anche ora, Ma io dici. spero posso scaricarmi le puntate di 10 anni indietro e potermele rivedere tutte con lei ancora da bambino, tipo Marco, non è la D'Urso che aveva 13 anni fino ad arrivare a 60 dai, anni. smetti. Comunque volevo dire, siamo molto scossi da questo Non è evento. come sono scosso? Vabbè, dai. Adesso vediamo di che morte dobbiamo morire oggi. No, già che mi hai dato questa notizia è già morta come giornata. Amore, ciao, finisco di bere un goccio qua. Io ho parole, ragazzi. Allora, qua comincia a piovere e vabbè, e questo si è capito che sarebbe venuta a piovere. Però noi, invece di tornare a casa, dove andiamo, Marco? Un altro Andiamo mercatino. al mercato e un altro mercatino. Andiamo a recuperare la giornata, cioè cerchiamo di recuperare la giornata. Lì, ami mercati, dobbiamo essere per le 9. Sono le 8 Meno meno un 5 quarto, no, 8 meno 5, 9 meno, no, 8 meno 5 dovremmo farcela, capito? Cioè, non lo so io, vabbè, che vi devo dire? La vita è così, bisogna prendere quello che arriva. Che dobbiamo fare, Marco? andiamo a mercati. Siamo arrivati anche qua ai mercati, niente ragazzi, piove, oggi non ci vogliono far fare il mercatino. Adesso ci siamo parcheggiati qua, Marco stava vedendo la piazza dove c'è l'incontro con l'organizzatrice. Ma credo che andremo a casa. Cioè, non ci vogliono far fare il mercatino oggi. Che vi devo dire? Lo sapevo io. Oggi non era cosa, Marco. Non era cosa. Ah, è una mattinata bella piena questa, eh?
Cioè, già si è capita la giornata come deve andare oggi. Occhio che arriva una macchina. Ne arriva un'altra. Che pazienza che ho addosso. Te, Marco? No, comunque adesso la... Guarda che ne arriva un'altra. Vai. Adesso vediamo... Gira a destra. Per forza. Gira a sinistra su via Canonica. Quale piazza? Gira a sinistra su via Camillo verso Conte di Cavour. Ah, ma c'è già gente. Ma c'è già gente, Marco. Eravamo a due passi. Eravamo proprio dietro l'angolo, non ci faceva venire. Siamo al parcheggio dell'altra volta che avevo trovato. Di qua eravamo venuti l'altra volta e di qua c'è il mercatino. Esatto, c'era il parcheggio con sulla destra bianco. E adesso vediamo se c'è qualcuno, Marco, perché questo tempo qua... Guarda lì che nero che c'è in cielo. Fermati qua. Ma sono matti, so. Aspetta che lì c'era un parcheggio bianco. No, ma... Ma adesso tu la sai la strada, sì, per andare a casa? Sì, la strada, la so. Ah, prima di tutto stai tranquillo. Di qua avevamo girato l'altra volta per andare a casa, Comunque, stando tornando a casa, questo si è capito, no? Che stamattina non era cosa stamattina di fa mercatini. Allora, lì c'è gente che sta montando. E cos'altro volevo dire? Sto montando perché hanno detto che alle 2 si libera, cioè torna il sole. Marco, hanno detto così? Ma alle 2 si libera? Non so, hanno detto loro, non lo so io. Adesso dove stai andando? Al semaforo. Madonna mia, al semaforo va a destra. A destra? Per me ti stai perdendo di casa. Aspetta che mettiamo il navigatore. Ci va. Siamo... No, avevo ragione al 100%. Tra l'altro non ci siamo. Allora, siamo pari giufoli. Cosa ti hai detto? Hai spento. Ti ho raccontato la strada, ma hai detto c'hai ragione a riaccendere. Non adesso siamo. Dilla tutta che mi fan sanno che mi chiamano il navigatore di Capriata. Hashtag il navigatore. Va bene, dai. Allora, stavo dicendo, prima che qualcuno è... Allora, stavo dicendo che quelli stanno cozzati sotto la pioggia fino alle 2, no? Dopodiché dovrebbe aprirsi. Boh. No, raga, io questo tempo vado a casa. Cioè, a parte che mi si bagna tutto, il mondo mi si bagna. Lei mi ha detto, puoi aspettare fino alle 2. Ma che aspetto fino alle 2? Cosa devo aspettare fino alle 2? Cosa dovevamo aspettare fino alle 2, Marco? Scusami. Ma fino alle 2 è presente, mezza giornata? Ma quale 2 apriamo alle 2? Vabbè. E niente, però hanno detto che poi da bello sia oggi che domani. Vabbè. Niente, raga, noi stiamo tornando a casa, questo si è capito, no? Penso che si è capito, non so perché mi sono svegliata presto stamattina a sto punto. Ci sono fatti un mezzo giro dalla Lombardia, perché questo è stato stamattina. E niente, adesso andiamo a casa. Va bene. Io vi saluto, spero che questo video un po'... Ma sì, abbia fatto mezzo giro insieme, che vi devo dire? Anche la colazione faceva abbastanza... No, proprio la giornata... Senti, Marco, andiamo a fare una colazione recente? A casa? No, a casa. Certo. Come? Perché a casa, dici? A casa abbiamo il succo d'arancia, abbiamo il latte, abbiamo il basso. Quanta roba e c'è a casa! No, non dicevo la colazione a casa io. Grazie al bar. Ecco, però una colazione un po' più decente di quella che abbiamo fatto. Andiamo... Cioè, guarda come piove! Ma ti porto io in un bel posto a far colazione. Dove? A Capriati. Dove c'è una tipa psicopatica, una volta bionda, una volta grigia, che ha paura di rimanere senza brioche quando le compri. Però ci fermiamo là. Ma no, Marco. La conosci chi è quella? Sì, sì, no, non voglio andare là. Dove vuoi andare? Non lo so nemmeno io. E allora? Vuoi il primo bar? No, perché il primo bar è il peggio bar di Caracas che troviamo. Giustamente, il secondo bar è vicino al primo. Il terzo bar si chiama il delinquente bar, quindi si può fermare. Invitateci voi a casa vostra a fare colazione. Oh mio Dio, cioè, ma guarda il tempo. No, ma è bellissima sta giornata. Comunque stavo dicendo,
Ma te dici che ci è rimasta male che andiamo a casa, Marco? Siamo che gli abbiamo detto che andavamo a casa? Praticamente gli hai tolto i soldi dal portafoglio. Ho capito, amore, ma posso stare a questo tempo? Ci rimani male se ti tolgo i soldi dal portafoglio. Ma posso stare con questo tempo? Mi si bagna tutto! Ma poi non esci lì. Allora, sai qual è la. I soldi dal portafoglio, te non ci resti male. Non è tanto montare sotto la pioggia, stare sotto la pioggia, perché ci siamo già stati sotto la pioggia, non è la prima volta. Ma ho capito, amore, ma lì non era chiaro. Però quel cosa ti voglio dire io? Che non esce nessuno con la pioggia. Hai capito? Capito. Allora, è inutile che ti metti lì a stare sotto al gazebo a raccontarcela io e te. Allora ce la raccontiamo a casa, no? Tu tornerai alle 2 a montare. No. Cosa torni alle 2? Poi c'è il posto più merdoso che è rimasto? Allora andiamo a casa. Infatti. Adesso vediamo dove fa colazione per la seconda volta. Quindi ciao. Io ti dico, non andiamo più a fare la seconda colazione. Facciamo una... Cosa c'è? Pazienza che c'è. Alla fine andiamo nel primo luogo dove c'è la seconda arancia e il latte. Sì, andiamo a casa, ma è il miglior posto possibile immaginabile. Ah, andare a Farmetano. Andiamo prima a Farmetano perché così almeno ce lo togliamo. Niente, allora andiamo prima a Farmetano. Ci vediamo domani, vediamo i tuoi. Siamo qua già a casa, andiamo domani, Andiamo domani. Stavo dicendo, il vlog a questo punto finisce qua. Che vlog è questo? Non lo so nemmeno io. Ah, sei in viaggio con noi. Vlog in giro con noi. E niente, raga, siamo arrivati. Io vi saluto e alla prossima. Ciao. Ciao. Hashtag. Cos'è che era? Hashtag? Già non te lo ricordi neanche più. Hashtag navigatore. Ciao. Ciao.